È arrivata a Palazzo Cipolla a Roma la Nave dei Folli, opera pittorica imponente dipinta tra il 2013 e il 2014 dall'artista Patrizia Comand. Visibile fino al 12 novembre, il dipinto trae ispirazione dall'omonimo poema satirico-morale del 1494 di Sebastian Brandt, opera in versi che la pittrice milanese cita puntualmente con precisione ed entusiasmo, versi di un'incredibile attualità, tanto da finire ritratti sulla tela che misura 2,5 metri per 8,60, un Berlusconi e il suo nemico Marco Travaglio. È un'opera morale che però finisce dicendo che i folli sono ormai numerosi più dei polli. Mano a mano che leggevo, quello di Travaglio dice: «Mesta rimesta la parola dei matti, chi si ritiene saggio e nei fatti è sol di sé tutto pieno e contento». Che tra l'altro è simpatico anche Travaglio, è condivisibilissimo in tante cose, però ha sempre quest'aria, non so perché, poi magari conoscerlo davvero non è così. Così un pochino, no? Con un sopracciglio alzato. L'altro invece parla, dice: «Sono ormai nella fossa con un piede, la lama al culo», che era un proverbio dell'epoca. «Come ognuno vede, ma in me Mattana ad un passo non recede. Non vuol la mia follia che io sia anziano, ormai vegliardo il cervello balzano di un centenario rimasto monello». A me veniva in mente lui, insomma. Tre personaggi chiave delle coloratissime allegorie di quest'artista della fantasia: la cupidigia del singolo, la finanza globale e la verità, rappresentata da una signora nuda che siede su tre specchi di diverse misure. Sono importanti perché lui dice di guardarsi, dice: «Non limitatevi a guardare i peccati degli altri». Perché dice: «Guardate bene, perché ognuno vi troverà la sua misura, l'abito fatto per la sua statura». Dice: «Questo è uno specchio di follia. Chi ben si specchia molto presto impara e la sua mente subito si schiara quanto sia folle savi ritenersi, da quel che si è pensandosi diversi». Ho trovato bellissimo. Insieme al grande dipinto sono esposti a Palazzo Cipolla i 20 disegni preparatori che illustrano la genesi dell'opera. L'iniziativa è promossa e realizzata dalla Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo, di cui è presidente il professore Emanuele Emanuele. Ho voluto aprire a questi nuovi artisti, così come ho fatto contaminando Mitorai che ho portato a Pompei, Kocinski che ho portato a Napoli al Museo Archeologico. Ora ho aperto a Pepper, il grande fotografo americano, e alla Comand a Roma, che era giusto che ci fosse.